Buongiorno, buongiorno a tutti e buon 21 ottobre 2021, un giorno particolare al coordinatore comunale Fratelli d'Italia, città di Terni, Marco Celestino Cecconi. Buongiorno Marco. Paolo, buongiorno. Voglio dare un buongiorno particolare a uno dei più validi collaboratori che abbiamo nel coordinamento comunale di Terni, Paolo Claudiani, che introduce subito la prima notizia di apertura, o per meglio dire un breve editorialino che abbiamo così immaginato insieme, che riguarda la questione dei fascisti, che abbiamo accostato ad una canzone di musica leggera dell'ottimo cantautore Marco Masini, che canta "Le ragazze serie non ci sono più", di fatto come il pericolo fascista che è svanito come per incanto. Appunto, le elezioni sono passate, oggi è martedì, lo scrivevamo ieri, lo scrivevamo l'altro ieri in verità, se per caso qualcuno avesse pensato che il pericolo fosse mai stato una cosa seria. Quindi è evidente che tutto è strumentale. Su YouTube c'è un bellissimo video, un bellissimo filmato con la canzone di Marco Masini, una delle più sbarazzine, delle più simpatiche, delle più carine della produzione di quest'ottimo cantautore, parlando di cose serie. In verità, chi se la volesse ascoltare può andare su YouTube. Il resto è stato tutto, come dire, come neve al sole, si è sciolta una volta che si sono acclarati e che è stata superata la scadenza elettorale. Tanto per non parlare di strumentalizzazione e tanto per non parlare del solito vecchio armamentario che la sinistra di questo paese mette in campo ogni volta che si sente, tra virgolette, sotto elezioni, che nota e che percepisce che la scadenza elettorale sia propinqua e che il giudizio degli elettori si avvicina. Questo terrore delle urne in barba a tutti coloro che di questi partiti si riempono quella bocca, devo dire, un po' storta, non tanto per una questione di smorfia quanto per contenuto, visto che fanno sempre riferimento ai sacri fuochi della democrazia, salvo poi schifarne i contenuti, che è quello migliore, più alto e più tangibile, che è quello della consultazione con i cittadini. Bene, rispetto a quello, e quando ci sono questi appuntamenti, si grida al complotto, si grida alla minaccia fascista, ma non c'è più. Oggi è giovedì e quindi ovviamente è tutto finito. La prima notizia che abbiamo messo a vostra disposizione riguarda un tema che abbiamo già affrontato, ma che riprendiamo perché siano chiari i contenuti di questa notizia. La Corte dei Conti ha ridotto le multe a carico dell'ex sindaco di Girolamo e di 8 suoi assessori. La Corte dei Conti, leggiamo, in composizione monocratica, giudice Piero Carlo Floreani ha sanzionato gli ex amministratori del comune di Terni, quindi li ha sanzionati, c'è una sentenza, 9 in tutto, in carica fra il 2014 e il 2018. In relazione al dissesto certificato ad inizio 2018, dai 278.000 richiesti dalla procura si è passati ai 170.000 decisi nella sentenza, con la possibilità di pagarne solo il 30% entro 60 giorni. Quindi facciamolo velocemente: 170.000 per 30% sono 51.000 euro. Quindi di fatto siamo, come dire, ai minimi sindacali. Leggiamo, a partire da quella di fronte al Collegio della Corte dei Conti dell'Umbria, sono praticamente scontate. Buona parte delle sanzioni ipotizzate dall'accusa, rappresentata dal sostituto procuratore generale Enrico Amante, sono state dimezzate. In sede di giudizio, l'ex sindaco Leopoldo Di Girolamo deve pagare 5.590 euro, di fatto quasi una sanzione per una contravvenzione stradale. L'ex assessore al bilancio Piacenti 29.000 euro, l'ex vice sindaco Malafoglia 40.000 euro, quasi 41.000, gli ex assessori Emilio Giacchetti e Stefano Bugari 16.000 euro circa ciascuno, gli ex assessori Francesca Andreani, Daniela Tedeschi e Cristia Falchetti Ballerani 14.759 euro. L'ex assessore, attuale consigliere comunale, l'assessore Tiziana De Angelis, nonché consigliere comunale, quella che ha parlato di moralità qua a proposito del dissesto del comune di Terni, cioè a dire: noi
che abbiamo alto il senso della morale, a differenza di voi che siete quelli brutti, un po' neri, anche un po' verdi, un po' sporchi, un po' cattivi, che siete immorali e che quindi chiedete i tributi ai cittadini e cercate di riscuoterli, e che quindi se ci sono dei pregressi cercate di portarli nelle casse comunali, e che quindi avete agito cercando di fare amministrazione buona, parlando della parte economico-finanziaria. Voi siete immorali, noi abbiamo evitato di chiedere i tributi ai cittadini perché siamo morali, e quindi abbiamo mandato il comune in dissesto. Cioè, io credo che 16.399 euro per Tiziana De Angelis, a parte gli altri, sono veramente pochi. Ci vorrebbe una sanzione di 163.999 euro, perché lei se lo ricordi per tutta la vita, che alle volte, spero non sempre, aprire bocca e dire e scrivere, per meglio dire, perché quando qualcuno scrive e utilizza Facebook pensa che le cose si perdano nel nulla cosmico, mentre invece lì sei letta, tracciata, screenshottata, archiviata, se del caso denunciata, e sono tutte cose che uno dovrebbe ragionare bene, 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 bene prima di scrivere, perché Facebook, che io ritengo il peggior bar di Caracas, è una sorta di bar New York, lo dico semplicemente non perché sia il peggior bar della città, perché è un bar che l'amico Claudiani conosce bene perché c'ha un tiro di schioppo da casa, come se noi ci ritrovassimo al bar e chiacchierassimo al bar, soltanto che al bar si chiacchiera, dopodiché Claudiani va a casa sua a 100 metri, io riprendo la macchina e vengo in centro e me ne vado a casa mia, e di quelle chiacchiere ne è restata soltanto una discussione, se è stata piacevole tale, se è stata spiacevole altrettanto, se abbiamo litigato per lo sport e per altre questioni tipicamente da bar, donne, macchine o non so che altro, politica, ognuno resta delle proprie opinioni, e a quel punto arrivederci e grazie. Ma invece Tiziana De Angelis, e mi viene da ridere, chiedo scusa, mi viene da ridere, quella roba lì è scritta e la vorrei andare a trovare, ma adesso forse non è il momento, ma comunque insomma la vorrei andare a trovare, Paolo sa dove andarla a cercare, quindi se nel frattempo la trova noi la pubblicheremo, perché è veramente una cosa fantastica. Quindi dico, Tiziana De Angelis soltanto per questo dovrebbe essere sanzionata, ripeto, aggiungendo un 9 in fondo e spostare l'1 tra il 3 e il 999, quindi 163.999. Il Tribunale della Rassegna Stampa di Fratelli d'Italia, riunito in composizione duocratica, Claudiani e Cecconi, sentenza, Tiziana De Angelis colpevole, 163.999 euro di contravenzione, perché dice che loro hanno mandato in dissesto il comune perché sono stati morali. Ecco, questa è una di quelle cose che merita e grida vendetta. Tutte decurtabili al 30% dagli importi stabiliti se il pagamento al comune Terni dovesse avvenire entro 2 mesi. Ma non è questa la strada che i convenuti per i quali non ci sarà alcuna interdizione, vediamo un po', interdizione dei pubblici uffici per 10 anni, quindi sono interdetti dai pubblici uffici anche per 10 anni, quindi la De Angelis si apre quindi una roba che a questo punto riguarda probabilmente anche la posizione della De Angelis in consiglio comunale, perché la legge Severino, credo che se verrà valutata questa roba, presuppone, credo, lo dico 3 volte, quindi uso l'ipotetica possibilità che, credo che lei dovrà procedere alle dimissioni, in quanto non è più compatibile con il ruolo di consigliere comunale, credo, ricorsi ovviamente a parte. Con la richiesta che la procura, che è stata respinta alle rispettive difese di avvocati Roberto Spoldi, Nicola Pepe, Patrizia Bececco e Gianluca Luomo, intendono seguire l'avvocato Nicola Pepe, esperto contabilista specializzato in Corte dei Conti, difensore di Malafoglia e Piacente Ubaldi, alle idee chiari. I miei assistiti hanno sempre agito nell'interesse della pubblica amministrazione. Sarà. Trovandosi a gestire e cercando di sanare una situazione di criticità strutturale del debito, non diversa da quella che caratterizza decine di altri comuni italiani, ciò anche a causa di un federalismo fiscale mai espresso, anche più volte sancito dalla Corte Costituzionale. Quest'articolo lo leggiamo tutto perché è veramente gustoso. Andiamo su in alto nella colonna che, ecco, con gli enti senza
risorse e costretti ad indebitarsi per erogare servizi pubblici essenziali rispetto alla decisione, osserva l'avvocato Veve, saremo noi a chiedere un approfondimento giudiziale dinanzi al collegio per accertare il buon operato degli ex amministratori e perché qualsiasi responsabilità amministrativa non può essere trattata nell'ambito di un procedimento sanzionatorio, peraltro unico in Umbria, cioè credo, per ora, diciamo, in quella fase il comune dell'Umbria che era andato in dissesto era Terni, quindi se era Terni, era Terni, ed estremamente raro in Italia. Così invece l'avvocato Spoldi, difensore di Di Girolamo, Bucri e Giacchetti, non siamo soddisfatti assolutamente della sentenza, della decisione che analizzeremo nel contenuto del decreto, riservandoci eventuali opposizioni alla luce di ciò che constateremo. Siamo sicuri della bontà delle tesi che abbiamo portato avanti finora e del fatto che l'ex giunta non abbia determinato il dissesto né fatto nulla per incrementarlo. No, no, dico io, no. Comunque, ad oggi sono colpevoli di questo, secondo la Corte dei Conti, e sanzionati nelle misure che abbiamo letto di alcune migliaia di euro. Altro non c'è da aggiungere. I ricorrenti, se ricorreranno, decideranno di fare quello che vorranno. Detto ciò, andiamo avanti Paolo, un'altra notizia che riguarda il comune. Matteo Sperandeo, nuovo segretario generale. Cogliamo l'occasione per salutare l'amico Giampaolo Giunta, di origini triestine per una parte, ritornato nella sua splendida Trieste, ritornato a fare il segretario generale di una città splendida, di un comune come quello di Trieste, riassegnato al centrodestra, ritornato a Trieste a fare anche il segretario generale di altri 5 dei 6 comuni della provincia di Trieste, perché è una provincia piccolissima come è noto a tutti, ritornato a casa sua nel senso letterale del termine, e che quindi ci ha lasciato il nuovo segretario generale che subentra, Matteo Sperandeo, che gli, come dire, che proseguirà, sono certo, l'azione già messa in campo dall'ottimo Giampaolo Giunta. Un saluto, poi gli manderemo anche questo video che abbiamo e che stiamo facendo in diretta a Facebook. Prima notizia della pagina delle pagine digitali invece la traiamo da Terni Today. Terni Today che pone alla nostra attenzione, sempre che Paolo nel frattempo non abbia trovato, quindi mi interrompimi quando vuoi con quella fantastica screenshottata della nostra amica Tiziana De Angelis. Ce ne fossero di Tiziana De Angelis in giro, saremmo qui a parlare con rassegne stampa di ore ed ore ed ore. Basta alcol, se è già ubriaco nel negozio di generi alimentari scoppia una lite furibonde. Pugni e testate in un'attività commerciale di via Marco Claudio, protagonisti dell'episodio sono 3 risorse boldriniane, in questo caso 3 nigeriani, indagano i carabinieri, la ricostruzione nell'articolo. Ora, quando parlo di 3 risorse boldriniane, i nigeriani non scappano né dalla guerra né dalla fame, perché vengono belli nutriti, alti, carucci, tutti ben vestiti, con le loro cuffie, con i loro telefonini, con i loro pantaloncini in tinta con il giacchino della Nike, finto o vero, non lo so, con le loro scarpette da tennis e carucce, che pedalicchiano con le loro biciclettine che si ritrovano tutti ad avere, chissà da dove vengono. Insomma, devo dire, tutta questa roba, e magari ci scappa anche che sono già ubriachi, vanno a comprare altro alcol e qualcuno gli osa dire fermati perché sei già ubriaco e scopre una lite furibonda. Non lo leggiamo questo articolo perché ci interessa il focus. Ci interessa il focus su 3 risorse che hanno pensato bene, oltre che essere già ubriachi e quindi presumo molesti, sono, come dire, hanno messo le mani avanti per con pugni e testate. Umbria On invece, che ci riporta ad una notizia di cronaca di genere un po' diverso, ma non molto, in verità. Eccolo qua, diciamo che... anche Umbria On mettiamo in evidenza questa notizia che è la stessa di prima. Ritorniamo a Terni Today, quindi su Terni Today avevamo selezionato, Paolo, un'altra notizia, l'abbiamo letta perché evidentemente è una notizia, scendiamo con il cursore, è una notizia che evidentemente, eccolo qua, incidente stradale, ecco, abbiamo messo in evidenza sia questa notizia su Terni Today, l'abbiamo messa in evidenza anche su Umbrion, quella dei 3 nigeriani con alto tasso alcolico che hanno messo le mani avanti,
ma c'è una notizia che volevamo mettere in evidenza, un'altra: un vecchino, un novantenne, è morto con la propria auto, si è schiantato, probabilmente ha avuto un malore. Lo diciamo perché, la menzioniamo questa notizia, perché questo omino era una persona molto attiva in vari gruppi tipo Terni Malandata e in altri gruppi, quindi dava sempre un contributo fattivo nonostante fosse così avanti con gli anni. Era una persona di quelle che si definiscono ancora veramente in gamba, e era una persona che purtroppo, probabilmente per un malore, ha lasciato questa terra. Ce ne dispiace, facciamo le condoglianze anche ai suoi familiari. Siamo passati poi da Terni Today a Umbrion, abbiamo messo in evidenza il titolo di quei tre nigeriani, andiamo a Terni in Rete e concludiamo la nostra rassegna stampa. Eccolo qua, una notizia che è sempre di cronaca. Dopo la denuncia per rissa a settembre, ora il Dacur per un anno niente movida. Questa volta leggiamo questo articolo tratto da Terni in Rete. Sono tutte notizie di cronaca per dare la misura di dove siamo arrivati. Erano stati rintracciati dalla Polizia di Stato a inizio settembre, dopo una notte brava ad Asso ad alto contenuto alcolico. Ecco che facciamo, chiedo scusa, il trittico delle notizie in una rissa nel quartiere Borgoboi a Terni. Entrambi dominicani, questi invece erano risorse centroamericane. Regolari in Italia, erano stati raggiunti dagli agenti della squadra volante mentre cercavano di dileguarsi dopo aver partecipato ad una rissa che aveva visto coinvolte più persone. Uno dei due, con la testa sanguinante fasciata nella maglietta, per sfuggire ai poliziotti si era lanciato dalla rampa dei garage di un condominio, riportando nella caduta da oltre 3 metri la frattura di una vertebra. Altro, sempre ferito alla testa, aveva tentato di nascondersi dietro un portone. Probabilmente quello che ha avuto la frattura di una vertebra adesso denuncerà i poliziotti, perché l'hanno indotto a saltare dalla rampa del garage, e così, diciamo, qualche poliziotto si prende anche una denuncia. Non è un'ipotesi peregrina, perché qualche ladro, ho letto da qualche parte, non so quanto vero e quanto scherzo, introdottosi nella villa di un malcapitato, è stato azzannato dai cani e ha sporto denuncia contro il proprietario in funzione dell'evento che è capitato, poiché i cani l'avevano aggredito, secondo lui addirittura. Ieri è arrivato il procedimento della divisione anticrimine della questura ternana, che prevede per loro il divieto di accesso alle aree urbane. Da CUR per un anno potranno solo transitare, ma non stazionare né fermarsi nelle vie della movida in Corso del Popolo, nella zona dove è avvenuta la rissa del quartiere di Bocco. Un provvedimento, questo del DACUR o DASPO per altri versi denominato urbano, che Fratelli d'Italia, attraverso la mia modesta persona, aveva promosso, del provvedimento del quale Fratelli d'Italia ne aveva promosso l'utilizzo, e ne aveva promosso l'utilizzo addirittura, udite udite, nella campagna elettorale del 2018. Sono passati 3 anni e a distanza di 3 anni constatiamo con grande piacere, quindi complimenti al questore e al prefetto, che questi strumenti hanno evidentemente solleticato la fantasia di ottimi funzionari che le conoscono queste cose molto meglio di me, molto meglio di noi, ma che oggi vengono utilizzati con in una certa frequenza nei confronti di questi delinquenti, li chiamiamo esattamente per quello che sono. Noi abbiamo terminato, non so se hai trovato quella no, perla? No, Marco, purtroppo no. Probabilmente è stata cancellata. Io, impiego veramente pochi istanti per provare a ricercarla, perché è una notizia che è una cosa che merita veramente attenzione. Allora, vediamo un po' se Paolo nel frattempo vuole così. Vediamo un attimo se riesco a trovarlo. Mi metto i doppi occhiali per garantire una ricerca adeguata. Finalmente dopo un anno. Dunque. Allora, non la troviamo così al volo. Ce ne dispiace, faremo di tutto per ricercarla. Chiederemo anche all'autore, diciamo, a chi conserva questa roba, se eventualmente ce ne fornisce una copia, se riusciamo a trovarla,
e ve la faremo in qualche modo gustare. Grazie a tutti della pazienza che avete usato anche per questi pochi secondi che abbiamo dedicato alla ricerca. Vi lasciamo alle vostre incombenze. Un saluto a Paolo, un saluto a tutti i nostri internauti e amici di Facebook. A risentirci domani per il fine settimana. Grazie Paolo e buona giornata. Grazie a te Marco, una buona giornata a tutti.